Bene, salve ragazzi, sono Max e in questa lezione voglio spiegarvi ancora, trattasi di modellazione poligonale, e come è possibile all'interno del nostro stack dei modificatori, quando abbiamo un oggetto complesso composto da più parti, attaccare le varie parti insieme a formare un unico oggetto. Beh, apriamo, non so se vi ricordate, per chi è che mi ha seguito fino a questo momento, lo apriamo temporaneamente questo file, quello dell'accendino, voi potete creare un qualsiasi altro blocco che sia composto da più blocchi, vi farò vedere come poter attaccare tutti i blocchi. Se io seleziono l'accendino e vado in modifica, ho una serie di stack, vedete? Però io ho questo accendino. Posso utilizzare questo tipo di azione, cioè quello di poter attaccare altri pezzi al mio blocco. Vado su Attach o comunque premo la finestrella, seleziono tutto ciò che c'è da selezionare e faccio Attach. Vedete? Il mio oggetto si è praticamente fuso, è diventato un tutt'uno. E ovviamente se io vado nel Material Editor, vado con la spugnetta qua, beh, andiamo nello Slate, nel Compact, se selezionassi questo oggetto in Element, vedrete che è possibile selezionare di nuovo gli oggetti prima della mia operazione di attacco, vedete? Questi sono tutti pezzi scomposti. E ad ognuno di questi pezzi io posso benissimo attribuire una ID, come abbiamo visto prima. Quindi se io a questo oggetto attribuisco una ID 1 e a questa qua una ID 2, a questa posso dare comunque una ID 2, a quest'altra qua do un ID pari a 3. Ovviamente anche la parte simmetrica sarà 3 e il rullo centrale daremo 4 ad esempio. Quindi ho dato la possibilità di mettere 4 un materiale suboggetto con 4 materiali, 4 submateriali. Vabbè, diciamo che in questo caso noi sappiamo che oltre a questi corpi dovremmo anche scorporare la parte alta, perché lo sappiamo questo essere acciaio, quindi praticamente o comunque un qualcosa di tipo Legra, no? Andiamo in poligono, selezioniamo questa parte qua, deselezioniamo con Alt, sappiamo come fare ormai, selezioniamo tutto, va bene, poi con Alt, vedete, posso andare a deselezionare le mie facce. Posso andare a deselezionare tutto quello che io voglio. Magari uso anche una diversa tipologia di vista. Vedete io so che questo blocco magari deve essere un ID 5. Beh, adesso chiaramente se io vado a crearmi un materiale qui in Materials di tipo multi-sub-object, scartiamo il vecchio materiale, altrimenti lo includo. Ad esempio, servono 5 submateriali, vedete, lui li colloca in maniera ordinata in questo posto. E i 5 submaterial possono essere magari tutti di tipo standard, ma è giusto per fare, ecco, una prova, quindi standard, ok? E poi posso fare questa operazione, no? Copia, 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 ok?
devono essere tutti di tipo standard, è inutile che vado, e poi vado a cambiare il colore per ognuno, giusto per vedere l'effetto che ha sul mio oggetto. A questo daremo ad esempio un verde, a questo daremo ad esempio un blu, a questo ad esempio daremo un, non so, fate voi. E a questo darò ad esempio un altro colore. Con l'oggetto selezionato applico e vedete come il mio oggetto si è modificato. Ovviamente poi i materiali si andranno a definire successivamente. Ho avuto la possibilità di creare, diciamo così, un materiale composto da più parti, dove è possibile, se io seleziono un unico materiale, vedete, ma ho la possibilità di applicare i materiali alle sottoparti, per così dire, del materiale, dell'oggetto stesso. Beh, anche questa precisazione andava fatta e ci vediamo alla prossima lezione.